Anche a voi. Quante volte vi ho già mosso? Io tra una decina di volte. È un anno che ho l'unghia del piede nera per il suo morso. In casa praticamente all'improvviso comincio a fare questa roba qua. Specialmente quando è stanco oppure quando sente qualche rumore strano. Gli estranei non possono toccarlo di solito? Assolutamente, ma neanche noi non riusciamo a toccarlo. Quindi questa cosa qui è incredibile, è un miracolo. Sì. Nessun estraneo è mai riuscito a toccarlo da quando? No, assolutamente. È la prima volta? Sì. Allora, il cane crea una risposta adattativa rispetto agli stimoli ambientali che l'ambiente pone in essere. In questo caso, il suo tentativo di aggredire ha sempre portato ad un risultato e alla creazione di un vantaggio. Ma oggi, invece, le cose sono cambiate. Quindi il cane, essendo un animale molto intelligente, riesce a modificare le sue risposte in funzione dei cambiamenti ambientali. I cambiamenti ambientali li dobbiamo determinare noi, non devono arrivare dal cielo. Questo è il motivo per cui adesso io sto cominciando a fare un lavoro di abituazione. Siamo qui da pochissimo tempo, un minuto. Sto già facendo un lavoro di abituazione per far sì che rispetto agli stimoli che io vado a presentare, quindi la presenza dello stimolo visivo del mio piede, della mia sagoma, la presenza dell'interazione tattile fra il mio piede e i recettori presenti all'interno delle zone del corpo di Lucky e l'accettazione delle interazioni tattili che io vado a presentare a Lucky. Lucky non ha più adesso come opzione quella di mordere, perché io ho bloccato quel tipo di risposta attraverso l'inibizione di questo tipo di approccio aggressivo che lui ha sempre manifestato in questi 5 anni, che era produttivo fino adesso, ma adesso non lo è più. Vieni Lucky. Molto bene. Quindi Lucky, in sintesi, tutto quello che ha fatto finora andava bene, adesso invece, siccome non funziona più, deve trovare un'alternativa. Come ognuno di noi nella vita, no? Se ci comportiamo in un modo e quel modo ci porta dei risultati, continueremo a portarlo avanti. Se invece non porta più dei risultati, dovremo trovare un'alternativa. L'alternativa è che lui debba accettare l'interazione tattile con me. E, cosa incredibile, dopo un po' scopriamo anche che non succede niente, non c'è nulla di particolarmente grave o drammatico in tutto ciò. Vedete, questa cosa qui deve capire che non produce nulla di negativo. Voi avete fatto altri percorsi, no? Sì, vicino a dove abitiamo noi abbiamo provato a fare altri percorsi. Loro sono mai riusciti a toccare il cane? No. Ottimo. Oddio, per tornare non è poi così un casino, eh. Dovreste fare un lavoro sicuramente, perché il cane è in grado di cambiare e l'ha dimostrato. Lucky ha questi atteggiamenti e sono figli del suo carattere e delle sue caratteristiche genetiche. Dobbiamo cambiare anche perché un cane di questo tipo può essere un serio pericolo, perché fino adesso vi ha morso magari alle braccia o alle gambe. Un domani potrebbe mordervi anche in faccia e portarvi dei danni. Che la nostra paura. Quindi il mio consiglio è quello di iniziare un percorso. Vedete voi. Va bene. Merci. Grazie a voi. Grazie, è stato un piacere. Grazie, è stato un piacere. Grazie, salve, vi aspettiamo.